arte, cultura, spettacoli, teatro, sport, intrattenimento. Questo e tanto altro dal 30 luglio e fino a metà settembre ha offerto Cassano Ionio ai suoi cittadini e ai tanti turisti che già dal mese di giugno hanno potuto godere della bellezza del mare e dell'eco della storia custodita tra le vestigia dell'antica Sibari. Quest'anno la programmazione degli eventi estivi è partita in ritardo per via di tante situazioni di emergenza che si sono verificate a seguito della gestione commissariale. Smaltimento dei rifiuti, assenza di un piano idrico, illuminazione carente. Il cartellone delle manifestazioni estive dal titolo rievocativo dell'antico nome di Cassano, Cossa e Notria Summer, ha comunque offerto un programma vario e articolato, frutto della sinergia tra i diversi assessorati. Una tra le manifestazioni di punta dell'estate di Cassano è stata la Notte Rosa, che per la quinta edizione ha scelto come location Marina di Sibari, punto nevralgico del tessuto turistico ionico. Le due piazzette della marina si sono colorate di rosa, con palloncini, ghirlande ed abiti come simbolo di femminilità, accoglienza e ospitalità. Una magica notte d'estate all'insegna del divertimento e della buona musica, offerta da talentuosi artisti cassanesi. Stai lontano da stuoro, a tuo volo cu pensiero, niente voglia e niente spera, te ne tu sempre accanto a me. Questa sera è il primo evento a un certo livello, abbiamo voluto farlo a Marina di Sibari, perché Marina nel nostro territorio, anche insieme ai laghi di Sibari e i villaggi turistici, rappresentano un impatto importante per i turisti. E il nostro scopo principale è quello di far esibire anche i nostri artisti locali. Quindi ci sarà un'esibizione di alcuni gruppi locali, in modo particolare di un nostro amatissimo bambino che sta lottando per vincere il Castrocaro Baby, perché è già in finale. Dopodiché abbiamo scelto un gruppo che ci aiuterà con uno spettacolo, chiaramente è la Notte Rosa, e in predominanza sono tutte donne che si esibiscono questa sera con un revival da Carosone a tutti gli artisti piacevoli da ascoltare insieme nella piazza. Nel cartellone estivo Cossa e Notria Summer 2016 ha trovato ampio spazio anche la solidarietà. L'associazione Viva la Vida, dedicata al giovane musicista Giuseppe Roseti, prematuramente scomparso, ha promosso una serata che ha coinvolto la popolazione e i turisti e che ha visto protagonisti i ragazzi con un apprezzato flash mob. Spazio anche alla moda, con una coinvolgente sfilata, e all'arte, con i dipinti di alcuni detenuti che, attraverso una riffa, hanno contribuito a raccogliere fondi per le opere sociali dell'associazione. Noi vogliamo sostenere la ricerca, in particolare sui tumori rari. L'associazione nasce con questo scopo. Abbiamo circa 200 tesserati che ci sostengono convintamente dall'inizio e ci prefissiamo appunto di donare questi soldi che noi raccogliamo in questo evento unico annuale ai tumori rari di via Veneziano 1 di Milano. Le associazioni che sono presenti nel nostro territorio sono numerose, sono diversificate, quindi si occupano di più cose, e chiaramente anche con loro noi abbiamo la possibilità di operare nel territorio. Questa in modo particolare è un'associazione importante. Giuseppe amava la vita, credeva nella vita, e quindi anche attraverso le sue canzoni che ci ha lasciato ci fa capire che comunque la vita è la cosa più bella del mondo e va vissuta. Sfortunatamente per alcuni purtroppo non è così, ma noi dobbiamo viverla anche per loro. La serata ha messo in evidenza lo stretto rapporto di collaborazione che c'è tra l'amministrazione comunale, le associazioni del territorio e anche la Chiesa.
Il vescovo di Cassano Ionio, Monsignor Francesco Savino, infatti, con la sua presenza, ha voluto sottolineare la valenza delle azioni messe in atto. Viva la vita! Grazie di sempre! Il cartellone estivo Cossa e Notria Summer 2016 si è posto anche l'obiettivo di dare visibilità a tanti artisti calabresi attraverso una serie di importanti contaminazioni musicali, teatrali e culturali. Una bella serata con la musica etnica di casa nostra è stata quella proposta dal gruppo Onda Calabra, che al ritmo di tamburelli e passi di danza dalla Valle del Savuto è arrivato sui laghi di Marina di Sibari, la piccola Venezia del Sud, per una serata molto apprezzata dai turisti. Il programma estivo che abbiamo varato, anche con un leggero ritardo dovuto al fatto che sono state le elezioni, ci siamo insediate di fatto, abbiamo iniziato a lavorare i primi di luglio e quindi abbiamo avuto la necessità di approfondire, di fotografare anche la situazione in cui era il comune, però un programma umile e modesto che però sta riscuotendo successo da parte della gente, ci sono grandi apprezzamenti perché è un programma variegato che tocca l'intero territorio comunale, ci sono stati anche eventi culturali molto molto importanti e partecipate. Questa sera siamo ai laghi, non poteva essere diversamente. Noi puntiamo molto sul rilancio dei laghi. Qui avevamo un problema ed era quello dell'insabbiamento del canale, cioè le barche non riuscivano ad entrare, insomma si bloccava tutto. Noi abbiamo stipulato una convenzione con il consorzio di bonifica e per la prima volta dopo forse 15 anni che l'ordinanza di navigabilità emessa dalla Capitaneria di Porto non è stata revocata, è stata valida per tutto l'anno, quindi il canale ritorna navigabile, quindi si può entrare e si può uscire tranquillamente dai laghi. E quindi il programma, l'intervento di questa sera, sta a testimoniare anche la presenza forte dell'amministrazione comunale qui al complesso nautico dei laghi di Sibere, ma un impegno soprattutto per il rilancio del complesso stesso, qui il privato del fondo con il pubblico, per progettare diciamo, un programma di rilancio. L'amministrazione che ho l'onore di presiedere e rappresentare questo farà. Il ricco cartellone estivo Cossa e Notria Summer 2016 ha coinvolto tutto il territorio, dal mare al monte di Cassano, passando attraverso le frazioni. Il comune di Cassano è un comune molto vasto. Noi partiamo dal livello del mare, arriviamo a 600 metri d'altezza. Noi cerchiamo di esercitare una presenza su tutto il territorio comunale, non come vorremmo, perché la ristrettezza dei fondi non lo consente, ma nell'ambito delle possibilità questa presenza la esercitiamo. Naturalmente questo è ciò che rappresenta l'estate, poi nei piani, nei programmi dell'amministrazione comunale ci sono tante altre iniziative proprio che devono tendere alla valorizzazione del territorio, ma anche a mandare un messaggio preciso all'esterno del territorio stesso, che il Cassano è un comune ricco di tantissime risorse, abitata da gente per bene e onesta. Noi vogliamo esportare la bella onesta Cassano. A Doria, uno dei quattro centri urbani più importanti del comune di Cassano Ionio, la band dei Controtempo ha regalato una bella ed apprezzata serata di musica leggera. Le manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale hanno un obiettivo preciso: unire e potenziare l'intera area della Sibaritide a partire dalle sue contrade. E proprio per questo è stato stilato un programma molto variegato. Doria vive di agricoltura principalmente. Per la posizione geografica dove si trova c'è un'agricoltura molto fiorente, non solo come pesche ma anche come agrumi e la clementina poi della Sibaritide, per cui esistono grosse aziende agricole
qui vicino ce n'è una ormai, diciamo, che rappresenta la parte importante di tutta l'agricoltura sibarita, e quindi mi riferisco all'azienda Tocci, che ultimamente sta pure avendo delle difficoltà economiche. Noi come comune ci impegniamo anche a sostenerla da questo punto di vista, cercando tramite la regione di captare quelli che possono essere i finanziamenti pubblici che possa permettere all'azienda di potersi rilanciare nuovamente, visto e considerato che dà lavoro a circa 500 famiglie di Cassano. Tra i tanti eventi del ricco cartellone estivo di Cassano Ionio, molto significativi sono stati gli appuntamenti con il teatro. Location prescelta per una serie di rappresentazioni è stato lo spazio antistante il Museo Archeologico di Sibari, che proprio grazie al teatro è rimasto aperto anche la sera. Noi stiamo cercando di portare i turisti in tutto il nostro territorio. Una cosa che siamo riusciti a fare è quello di lavorare insieme alla dottoressa Bonofiglio, che è la direttrice del museo. Insieme a lei abbiamo effettuato questa convenzione per portare dei turisti anche qui al Museo di Sibari. Per queste occasioni il Museo di Sibari rimarrà aperto fino alle 23, in modo che, insomma, qualcuno può entrare, può visitare il museo anche in notturna. Tra le pièce andate in scena, particolarmente apprezzata la commedia dialettale A volte ritornano. Oh, Ciro, ma mi vuoi spiegare che ti è successo? E vieni da sera un po'. Non ci crederesti. Ma tu prova a spiegarmelo e vediamo. È come se avessi sentito la voce della zia. Ma non è possibile, ti sarai impressionata. Io non sono tanto convinta, hai visto che dicevo la signora Maria? Ma a volte ritornano! Ma tu vai appresso a ste fantasie, che le sono solo dicerie. Che stai dicendo? Lo spettacolo, un mix di risate e riflessioni sul senso della vita, è stato realizzato in collaborazione con la compagnia Telis, attiva sul territorio da 7 anni. Ci chiedevano di fare qualcosa di serio, non l'abbiamo fatto a modo nostro, cioè facendo sempre ridere, però tocchiamo dei testi dalla morte, le varie problematiche che ci sono nelle famiglie quando ci sono l'eredità, facendo ridere però lasciando qualcosa di significato. Insomma, il teatro è cultura, quindi facciamo ridere ma allo stesso tempo facciamo qualcosa che rimanga. Ho avuto il piacere di portare qui la mia compagnia teatrale, una compagnia amatoriale, facciamo un'opera di Edoardo Barra in vernacolo napoletano. A volte ritornano, si parla di omosessualità, si parla degli anziani, si parla dell'aldilà, con tutta una serie di vicissitudini che purtroppo succedono un po' simpaticamente ancora nelle nostre case, almeno dei nostri genitori. È come se sentissi la sua presenza, la sua voce. Poveriello, sta proprio sconvolto. Ma non è proprio possibile. Potrebbe essere. A volte ritornano. A volte ritornano è solo uno degli spettacoli che rientrano nel progetto teatrale L'altro teatro, che ha portato in scena un'altra bella pièce, Il primo amore non si scorda mai. Fa parte di un progetto più ampio che si chiama L'altro teatro, sotto la direzione artistica di Benedetto Castriota, che noi facciamo solitamente d'inverno e affianchiamo alla stagione teatrale dei professionisti. È un vanto per noi affiancare questo progetto con queste associazioni del nostro territorio alle associazioni e alle compagnie teatrali importanti dei professionisti, perché anche noi facciamo teatro, lo sappiamo fare, quando ci impegniamo lo facciamo abbastanza bene. Il primo amore non si scorda mai è frutto del lavoro e della ricerca attenta della compagnia I Canaglioni di Cassano Ionio, che osservando la realtà hanno costruito una trama molto attuale. Tu essere ottuso, tu cittadino molto mai diventare. Tu essere ottuso, tu io essere cassanese e tu dici tu vuoi fare l'americano, ma sei nato in Italia, parla come ti ha fatto mamma, ha capito o no? La trama continua a portare avanti il discorso di una situazione, di una famiglia medio borghese della nostra zona, della piana di Sibari di Cassano.
Abbiamo cercato con questa commedia di affrontare dei temi di attualità. Il Primo Amore non si scorda mai ha cercato di mettere in scena dei temi abbastanza, ahimè, usuali, ovvero il vizio del gioco, l'omosessualità e soprattutto la doppia personalità delle persone. Tra gli appuntamenti più importanti dell'estate di Cassano c'è la Fiera, un expo interregionale con oltre 90 stand, in cui enogastronomia, artigianato, pizzica e taranta si fondono. La Fiera di Cassano ha radici lontanissime e rappresenta uno dei tratti identitari della città ionica per promuovere saperi e sapori della Magna Grecia. Una vera e propria expo dedicata alle città della Calabria, della Puglia e della Basilicata. Continua un impegno. Noi abbiamo rilanciato la Fiera di Cassano già lo scorso anno per merito dell'assessore Petrosini, mettendo insieme delle aziende di Calabria, Basilicata e Puglia. Quest'anno abbiamo proseguito con l'impegno del nuovo assessore alle attività produttive, l'assessore Oriolo. Nell'ambito del rilancio della fiera c'è l'iniziativa di Cassano che vuole aprirsi all'esterno, vuole andare oltre i propri confini, vuole esportare la vera Cassano, la bella Cassano, fatte tante ricchezze naturalistiche, ambientalistiche, paesaggistiche e culturali soprattutto, ma vuole anche esportare quelle che sono le sue attività produttive. La fiera è stata arricchita dalla sottoscrizione del patto di amicizia tra Cassano e Taranto, due città unite da radici storiche comuni, la Magna Grecia. Un patto che rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per lo sviluppo dell'intera area ionica. Nell'ambito di questa cerimonia fieristica abbiamo pensato di sottoscrivere quest'anno un patto di amicizia con la città di Taranto. Io ho scritto al sindaco di Taranto, il sindaco di Taranto immediatamente ha risposto al mio invito, al mio appello, io sono profondamente onorato di tutto questo e abbiamo bissato ciò che abbiamo fatto lo scorso anno quando abbiamo sottoscritto un patto di amicizia con la città di Matera, capitale europea per la cultura dell'anno 2019. La sottoscrizione del patto di oggi con Taranto fa seguito ad un altro impegno che proprio nelle settimane passate io ho assunto, che è stato quello di proporre al nuovo sindaco di Crotone pugliese un gemellaggio tra Cassano Sibera e Crotone per superare gli steccati che ci sono stati millenni fa nel 510 a.C. quando i crotoniati hanno distrutto Sibari, ma soprattutto per un impegno per mettere in rete tutti i comuni della Magna Grecia. Questa è la terra di Pitagora, io devo dire con molto stupore, questo inverno sono stato a Bologna, dove a Bologna sponsorizzavano la cultura vegana attraverso il nome di Pitagora, quindi perché noi non possiamo sponsorizzare noi Taranto e la terra di Sibari sul nome di Pitagora, una nuova cultura, una nuova cosa per poter promuovere i nostri prodotti. Ci interessa un turismo dove si possa anche sponsorizzare le bellezze e i prodotti del nostro territorio. Non possiamo che aderire a queste iniziative che stringono un patto d'amicizia che non è da considerare solo un qualcosa di effimero e di racchiuso nel tempo, ma è qualcosa che può essere sviluppato e che può gettare le basi per un nuovo approfondimento, soprattutto per i nostri giovani, per i nostri studenti, che possano apprezzare quello che sono state queste terre e quello che si potrà fare. Siamo due città esponenti della Magna Grecia e oggi abbiamo voluto sigillare un impegno da parte di entrambe le città per collaborare insieme e per ripartire insieme per la promozione dei nostri fantastici territori. L'anno scorso abbiamo firmato un patto d'amicizia anche con la capitale europea di Matera e per noi anche quella collaborazione è stata proficua perché siamo riusciti ad avere turisti che venivano qui, mandati proprio dalla città di Matera, quindi il patto di amicizia serve a questo, a un interscambio culturale, a un interscambio di turisti. Abbiamo la necessità di integrare politiche tra tutti gli attori protagonisti dello sviluppo del territorio, sia la parte privata per quelle che sono le proprie responsabilità e le capacità di fare impresa, sia la parte pubblica, perché i territori sono essenziali. Un prodotto turistico si colloca su un mercato se ha un territorio da vendere. Se il territorio non è adeguato, il prodotto non può essere collocato.
L'ultimo evento del variegato cartellone estivo COS e Notrea Summer è stato una straordinaria ed incredibile notte bianca. Viva Cassano! Tra l'entusiasmo generale ed il lancio di numerose lanterne verso il cielo stellato è partita la lunga notte bianca di Cassano Ionio. L'evento è stato preceduto da un importante convegno in cui amministratori, studiosi ed esperti si sono confrontati sul tema Grotte di Sant'Angelo, un patrimonio da scoprire, valorizzare e promuovere. Io dall'inizio, da subito, appena ho avuto il piacere e l'onore di essere eletto sindaco di questa bellissima comunità, dissi nel 2012 ai miei assessori che mi proposero di organizzare la notte bianca a conclusione della programmazione estiva, che a mio avviso la notte bianca doveva avere un significato importante, quindi un momento di incontro, una riflessione, ma soprattutto un impegno. E siamo arrivati alla quinta edizione. Nel corso delle cinque edizioni abbiamo detto tanto, abbiamo parlato di integrazione, abbiamo parlato di Sito Mondiale della Cultura, abbiamo parlato di legalità e di libertà. Questa sera abbiamo pensato di aprire la notte bianca con personalità importanti per parlare delle grotte, quindi per continuare a scoprire, per continuare a valorizzare, per promuoverle. Turismo non si può fare garantendo soltanto il mare pulito, perché è pulito, a coloro i quali scelgono il nostro territorio come meta delle proprie vacanze, noi dobbiamo offrire qualcosa in più. Senza dubbio il turismo culturale, il turismo naturalistico, il turismo enogastronomico, il turismo religioso, perché anche la visita di Papa Francesco non può passare in vano, non è stata una giornata in cui il Santo Padre ci viene a visitare, ci onora, ci gratifica della sua presenza. Ma significa un impegno soprattutto per garantire, continuare a garantire speranza ai giovani, perché il Papa ci ha detto ai giovani non farsi rubare la speranza. Quindi io aggiungo che noi non dobbiamo tradirla quella speranza. Io ho difeso con forza, forse ci sono riuscito, il Parco Archeologico di Sibari. Dopo l'esondazione del Crate, che ha fatto il paio un po' con il 510 a.C. quando i crotoniati distrussero Sibari, Sibere era stata sepolta di nuovo da acqua e fango del Crate. Io ho protestato, ho richiamato l'attenzione del governo centrale, della regione Calabria, di tutti coloro i quali dovevano intervenire e sono intervenuti. Se è vero come è vero che oggi il parco archeologico è stato ripulito dal fango, sono stati spesi 18 milioni di euro per tutta una serie di interventi tendenti a riqualificare il parco archeologico a valorizzarlo e quindi per una nuova e maggiore protezione. La stessa cosa abbiamo fatto per il Museo Nazionale della Sibarite. Tante sono le iniziative che già sono in campo. Io vi annuncio già che il 17 di questo mese ci sarà un importante convegno sull'ambiente qui a Cassano, proprio perché riteniamo che l'ambiente sia una risorsa, non solo una risorsa, diciamo, che deve essere tutelata e protetta, ma una risorsa che deve essere anche promossa, valorizzata, proprio perché noi abbiamo le grotte di Sant'Angelo, abbiamo l'oasi della Foce del Crati, insomma, questo comune è stato veramente fortunato, la natura ci ha fatto tanti regali e vogliamo appunto promuovere attraverso queste risorse e portare più gente possibile a Cassano. Le grotte di Sant'Angelo, un immenso complesso carsico composto da ben 16 cavità, risalgono a 250 milioni di anni fa e al loro interno sono stati trovati graffiti e disegni primitivi che potrebbero rappresentare la prima forma di scrittura mai realizzata in Italia. Le grotte, riaperte al pubblico poche settimane fa, rappresentano una vera ricchezza turistica e culturale. Qualche settimana fa abbiamo inaugurato un ulteriore percorso, un ulteriore sfruttamento, tra virgolette, delle grotte di Sant'Angelo. L'abbiamo fatto alla presenza del sottosegretario del Bene Culturale Dorina Bianchi, la quale è rimasta estasiata, entusiasta dalla visita che ha fatto alle grotte di Cassano. A me serviva questa per far sapere al governo del paese che qui c'è un complesso carsico stupendo, meraviglioso, che va ancora scoperto, va valorizzato e va promosso. La notte bianca, oltre a rappresentare un momento di svago, un momento ludico, è per l'amministrazione un impegno. Quest'anno l'impegno è quello di voler scoprire, promuovere e valorizzare le grotte di Sant'Angelo. Quindi in questo senso l'amministrazione muoverà i suoi passi nei prossimi mesi che vedranno
il comune di Cassano protagonista nell'andare ad espletare delle azioni di ricerca basate su metodi scientifici per capire quanto hanno ancora da dirci le nostre grotte, ma anche politiche di promozione e di valorizzazione che speriamo di porre in essere insieme anche ad altri comuni, insieme anche alle altre bellezze presenti sul nostro territorio. Stasera al nostro convegno era infatti presente anche il presidente delle Terme, con il quale si lavora in sinergia proprio per promuovere al meglio quello che è il nostro territorio nella sua completezza. Il convegno si è concluso con una bella novità. Le grotte di Sant'Angelo sono entrate ufficialmente a far parte dell'Associazione Grotte Turistiche d'Italia, un traguardo di grande interesse che includerà Cassano in tappe importanti del turismo internazionale. Ogni anno c'è una novità. La novità quest'anno è rappresentata dal fatto che ho annunciato, non solo al convegno ma alla città tutta, che noi a breve delibereremo di aderire all'Associazione Grotte Turistiche d'Italia. E credo che sia un fatto importante per mettere in rete le nostre grotte. Il fatto che abbiamo invitato a partecipare al nostro incontro anche i sindaci di quei comuni dove ci sono grotte significa metterci in rete. Insomma, promozione e valorizzazione del territorio. Noi siamo in Calabria, questo territorio è bellissimo. Cassano è al centro della Piana di Sibere del comprensorio del Pollino. Io dico spesso, continuo a dirlo, che la Piana di Sibere rappresenta la grande tradita. Il mio impegno, il nostro impegno è quello di far capire a chi ci governa, sia sul piano regionale, devo dire che l'attenzione c'è, e anche sul piano nazionale, che quest'area merita un'attenzione particolare. Il fatto che Renzi viene a Laino, inaugura il Viadotto Italia e quindi annuncia l'apertura dell'autostrada e dice che praticamente partiranno i lavori per la 106 e dopo qualche settimana il CIP approva il primo lotto che parte da Sibari, arriva a Trebisacce per poi proseguire fino a Roseto Capospulico, quindi diciamo dotiamo il territorio di infrastrutture, è un segnale importante, non basta, è un segnale importante, quel segnale che noi vogliamo soprattutto nel settore dei beni culturali, il fatto che Franceschini definisce il Parco Archeologico di Sibari come un tesoro d'Italia e il fatto che è stato inserito nei programmi europei il parco archeologico e che è stato finanziato, io sono veramente contento, però non mi fermo. Noi dobbiamo andare avanti con arte, cultura, musica, tradizione, folklore, tutte quelle cose lì, ma con impegni precisi dinanzi al mio, alla mia gente, alla mia città che amo profondamente, perché nell'anno che continuerà e che verrà noi lavoreremo per scoprire, valorizzare e promuovere le grotte di Sant'Angelo. La notizia ha acceso ancora di più l'entusiasmo per la quinta edizione della Notte Bianca, salutata da migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Fino alle prime luci dell'alba, Cassano è stato un vero e proprio teatro all'aperto, con artisti, musica e attrazioni che si sono alternate nelle diverse piazze. Molto apprezzate le esibizioni delle scuole di danza e di karate e lo sport con la presentazione della squadra di calcio Young Boys di Cassano. Ma a lasciare tutti con il fiato sospeso è stato lo spettacolo Stardust Show Aksha, fra terra, aria, fuoco e acqua. E poi c'è stata la suggestione dei concerti nelle grotte. E ancora Mimmo Cavallaro, considerato il più autorevole interprete della tradizione musicale calabrese, che ha fatto ballare tutti al ritmo della tarantella. Suoni, colori, sapori, musica per tutti i gusti sotto un cielo stellato di fine estate hanno reso magica la notte più lunga dell'estate di Cassano, un evento straordinariamente unico che non ha tradito le aspettative e si è confermato ancora una volta come la migliore notte bianca della Calabria.